Vincenzo, è stato presentato il Giro 2023, Contador ha detto che è un voto 10, tu che voto dai innanzitutto? Sono sulla stessa linea perché è veramente un percorso disegnato molto bene, è molto difficile nell'ultima settimana, uno di quei giri come piace ad Alberto ma come piaceva anche a me. E la seconda settimana ci sono dei passaggi molto importanti, specialmente con la cronometro da 30 km e l'arrivo a Crans-Montana, mentre la prima settimana sicuramente non è da sottovalutare perché ci sono dei passaggi particolari, specialmente nel centro Italia dove tante volte si sono nascosti dei trabocchetti. Ovviamente ci hai detto che ti sarebbe piaciuto correrlo. Quando è che avvertirai probabilmente una voglia di correre una qualsiasi tappa del Giro? No, non lo so, sicuramente questo lo vedrò più avanti e lo vivrò più avanti. In questo momento ho dato la mia lettura al Giro d'Italia con gli occhi d'atleta, ho chiuso questa stagione e forse neanche io me ne sono reso conto di aver detto basta, ma è giusto così, dopo 18 stagioni da professionista, aver dato il massimo su strada, sono contento di questo e dico grazie a tutti coloro che sono stati vicini in questi anni. L'ultima domanda, cime di Lavaredo, le tre cime di Lavaredo per te erano state epiche, diventeranno epiche anche per questo giro o ci sarà un'altra tappa? Ma penso che tre cime di Lavaredo sarà sempre una tappa molto epica, mi aspetto una vittoria di un grande corridore, almeno la storia ci ha sempre detto questo qui. Quando l'ho vinta io, di quello che mi ricordo veramente era il gran freddo, la neve e l'emozione di aver portato a casa un Giro d'Italia. Bocca al lupo per la tua nuova carriera. Crepi il lupo, grazie.